Bentornati su Technology.net, io sono Federico e questa è la prima puntata del 2017 della nostra rubrica di gaming per dispositivi Android. Partiamo subito con tre titoli, il prossimo mese al 200° like, quattro titoli al 250°, una sorpresa per voi. Vi ricordo sempre di consigliarci alcuni giochi interessanti come Robots che ci avete consigliato voi e che abbiamo inserito perché è veramente molto fico. E sempre qua sotto, ma nel box informazioni, trovate il link per scaricare tutti i singoli giochi con i nomi anche. Quindi, se non capite il nome di un gioco, cliccate nel box informazioni e lì trovate il link al sito. E da lì trovate nomi, link per scaricare, insomma, trovate un po' tutto. Seguiteci sui social, soprattutto sul nostro canale Telegram di offerte e cominciamo subito. Bene, come detto oggi tre giochi, vi ricordo sempre che se volete il quarto gioco il prossimo mese al 200° like ve lo proporremo e poi al 250° una sorpresa per voi, quindi cominciamo subito col primo gioco che è Robots. Ce l'avete consigliato, è un gioco veramente divertente, un po' complicato, soprattutto con la fotocamera davanti, quindi mi perdonerete in anticipo, ma è giusto per darvi un assaggio di quello che può essere questo titolo. È in stile Minecraft come grafica, sarete uno shooter in prima persona e dovrete uccidere i robot. Molto molto semplice, ma allo stesso tempo assolutamente complicato perché il sistema di controlli utilizzato attraverso il touch, secondo me, poteva essere rivisto. Con questa parte voi andate a muovervi sulla parte destra avete la possibilità di muovere il cursore della pistola e sparate qui con la dove c'è la scritta shots. In questo caso io non mi sono accorto di questo robot, quindi devo andargli vicino. Non è un gioco dove si deve shoppare tanto e questo secondo me è una cosa positiva perché a ogni robot ucciso mi pare che abbiate una cosa come 100 crediti, quindi anche gli upgrade delle armi successive sono assolutamente indipendenti rispetto allo shoppare, quindi veramente interessante. Mi è piaciuto questa scelta di non renderlo un gioco troppo shoppone, cosa che spesso capita. Un gioco totalmente gratuito, non è facile come vedete perché questo è il primissimo livello e a breve verrete proprio circondati da altri robot, quindi la cosa non è assolutamente facile, però prendendoci la mano sicuramente avrete la possibilità di divertirvi. Gira benissimo su quasi tutti gli smartphone perché non punta sulla grafica eccessivamente pesante, ma appunto più che altro su uno stile di gioco simile a quelli già visti, ad esempio su Minecraft. Secondo gioco, Balance, un gioco secondo me bellissimo. Dovrete collegare delle case con la vostra centrale elettrica e quindi dare corrente. Vi faccio vedere un livello già fatto perché cominciano a diventare complicati verso la fine. In pratica, voi da questa centrale dovrete far partire la corrente per arrivare alle singole case. Dovrete usare o dei tralicci alti o dei tralicci bassi, mettendo insieme tralicci dello stesso tipo. Cosa cambia tra i due? Cambia che con questi avrete più portata, con gli altri avrete meno portata. Vi faccio vedere un livello dove magari si capisce meglio il senso dei diversi tralicci. In questo caso, se voi partite con i tralicci bassi avrete un sovraccarico e quindi perderete il livello. Cosa dovete fare? Dovete partire dalla centrale con i tralicci alti, che sono in grado di supportare l'alta tensione. Li collegate qui con le diverse case. Se riesco sempre, se riesco, ecco. E poi partite dalle altre case con i tralicci bassi perché sono quelli che supportano meno tensione. Una volta fatto questo, voi collegate e date potenza alla vostra centrale. Lo scopo è ovviamente quello di alimentare correttamente le case. Il gioco è molto bello, molto divertente perché questa grafica, a parte che è stupenda, ma con il tempo capirete che non è così semplice come sembra.
Avrete anche la possibilità di utilizzare altri tipi di tralicci per un carico di corrente maggiore. Insomma, lo scopo del gioco è portare corrente dalla centrale alle case, e piano piano le combinazioni possibili diventeranno sempre più complesse, anche perché in questi casi, dove vedete qui il punto interrogativo, ci saranno degli imprevisti, come quelli del Monopoli, quindi magari salterà un traliccio. Insomma, gioco molto molto bello. L'ultimo è Highway Traffic, anche qui molto divertente secondo me. Siete questa macchinina, dovrete girare, dovrete ovviamente andare avanti con il livello, ci sono dei bonus legati al max speed e ovviamente non potete assolutamente toccare altre auto perché altrimenti perdete. È un gioco molto divertente rispetto ad altri, secondo me introduce qualcosa di nuovo perché appunto c'è questa sorta di collina infinita alla Holly e Benji e quindi è sicuramente più divertente del solito. Guadagnerete punti sia facendo il pelo alle altre macchine, quindi passandoci molto molto vicino, sia mantenendo, come avete visto qui, mantenendo la velocità massima per molto tempo. Insomma, guadagnate un sacco di punti bonus in vari modi. Per oggi è tutto, vi ricordo sempre che qui sotto trovate l'articolo con i link e con i nomi dei singoli giochi, quindi ricordatevi, andate sul sito perché vi è molto più semplice scaricare poi i titoli e vi ricordo sempre di mettere like perché al 200° like il quarto gioco, al 250° avrete invece una sorpresa. Seguiteci sui social. Commentate qua sotto e fateci sapere qualche titolo interessante come Robots che abbiamo inserito subito perché ci è veramente piaciuto e seguiteci soprattutto sul nostro canale Telegram dove troverete un sacco di offerte veramente molto interessanti sia su Amazon che dalla Cina. Per oggi è veramente tutto, ci vediamo il prossimo mese sempre qui su technology.net con la nostra rubrica del gaming.